Commissario, vi saluto tutti, ringrazio chi ha deciso di partecipare a questa iniziativa della presenza. Il mio compito è molto facile, io ho promosso questa iniziativa dopo aver letto il libro di Umberto Ranieri, sono molto felice di averlo fatto e sono altrettanto felice della qualità delle persone che parleranno su questo volume. Credo che possiamo fare un dibattito utile che ci aiuterà a chiarificare molte cose importanti per il nostro Paese e non soltanto per il nostro Paese. Dovendo io fare dei saluti, non faccio analisi, mi limito a osservare che di un libro come questo, di una riflessione come quella contenuta in questo libro, c'è molto bisogno oggi nel nostro Paese, perché è una riflessione caratterizzata da qualità dell'autore che conosciamo bene, ma che in questo caso sono particolarmente preziose. Mi riferisco all'ampiezza di vedute, la sua analisi è un'analisi che guarda all'intero scenario internazionale e connette molto bene tra loro fatti distanti e prossimi, con una visione d'insieme che davvero costituisce il valore aggiunto, secondo me, del volume. E poi è un'analisi caratterizzata da profondità storica. Umberto si intrattiene, a mio avviso, con giusto approfondimento su tutti gli antefatti che hanno preparato questa straordinaria crisi che, senza dubbio, segna uno spartiacque nella storia delle relazioni internazionali degli ultimi decenni, perché costituisce un fatto con pochissimi precedenti, appunto, nel passato recente. Un paese che viola il principio, uno dei principi fondamentali della legalità internazionale, l'inviolabilità con la forza dei confini, lo fa invadendo un paese 30 volte più piccolo e 4 volte meno popoloso, e lo fa scatenando un sommovimento nei rapporti tra stati e nei rapporti tra grandi blocchi di stati come non si vedeva davvero da tantissimo tempo. Il dibattito di stasera è utile per questo e, lasciatemelo dire, anche per un'altra cosa che secondo me rappresenta uno dei contributi più importanti del volume di Umberto, cioè noi, incrementando la nostra conoscenza dei fatti che hanno prodotto questi eventi, possiamo anche avere delle armi in più per combattere quelle che in uno dei commenti finali Giuliano Ferrara definisce fesserie da talk show e vulgate finto realiste. Due definizioni a mio avviso molto giuste. Purtroppo il nostro paese, più di ogni altro grande paese europeo, è contaminato da questo problema, cioè dal circolare di miti più o meno di moda che deformano le ricostruzioni della storia e dell'attualità di questo conflitto, e c'è bisogno di molto rigore, di molta lucidità, di molta conoscenza dei fatti e di anche molta capacità di spiegarli per rimettere le cose al loro posto e per rimettere i fatti in fila. E poi ci sono le grandi poste in gioco implicite in questi eventi. Quanto e se l'Europa saprà trarre da questa crisi ragioni per rafforzarsi come soggetto unitario di politica estera, per fare un salto di qualità nel campo della politica estera e di difesa comune. I fatti degli ultimi giorni non inducono a un grandissimo ottimismo, ma insomma non dobbiamo fare analisi troppo schiacciate sul giorno per giorno. Che futuro avranno i rapporti tra l'Unione Europea e la Cina, tra gli Stati Uniti e la Cina e soprattutto anche tra la Cina e la Russia, perché, come dice in un altro dei commenti finali dell'ultima osservazione che faccio Ernesto Galli della Loggia, siamo di fronte alla concreta possibilità che un paese che è grande 17 milioni di chilometri quadrati e ha 150 milioni di abitanti diventi parte della sfera di influenza di un'altra grande potenza come quella cinese, che è molto più popolosa ma è anche molto più piccola, cosa che rappresenterebbe un
salto di qualità, molto più piccola territorialmente, ovviamente economicamente è un gigante 6 volte più grande, cosa che rappresenterebbe un altro grande fattore di rottura nella continuità delle relazioni internazionali. Io mi fermo qui e do la parola a Stefano Folli, che coordinerà la discussione, non prima di aver ringraziato nuovamente tutti della presenza e tutti i relatori di aver voluto partecipare a questo dibattito che io credo sarà utile per tanti. Grazie. Grazie senatore Parrini. Il mio compito è abbastanza semplice, perché devo semplicemente indirizzare la conversazione, che è qui rappresentata da persone che conoscono bene la materia su cui Umberto Ranieri ha scritto un saggio, che effettivamente sono d'accordo con quello che diceva adesso Parrini, è un saggio di cui si sentiva il bisogno, perché questo è uno strano paese in cui si vive di luoghi comuni. Uno di questi luoghi comuni è che esiste una specie di pensiero unico. Queste sono le correnti filorusse, che sono molto diffuse nel nostro paese, molto più che in altri paesi occidentali, molto di più, e che incidono sull'opinione pubblica, anche se secondo me molto meno di quanto si pretenderebbe, quanto queste correnti pretendono. Però l'idea che ci sia un pensiero unico filoatlantico, quando invece è chiaramente è così, c'è una frammentazione incredibile in cui le correnti comunque filorusse o anti-ucraine o anti-atlantiche, anti-americane, come giustamente scrive Ranieri, sono molto ben rappresentate sui mass media, in televisione, eccetera. Quindi questo è un libro che fa un'operazione verità, che vuol dire che con lo strumento della ricerca storica e anche, diciamo, con una disinvoltura giornalistica, perché è scritto molto bene, molto attento ai fatti concreti, si sforza, riuscendo a mio avviso, di abbattere questi luoghi comuni. Un altro di questi luoghi comuni è che tutto sommato è l'Occidente responsabile di quello che sta succedendo in Ucraina, no? È l'Occidente che avrebbe delle colpe antiche e che emergono come se l'aggressione di Putin all'Ucraina sia una specie di risposta a una pressione indebita. Devo dire che sappiamo bene cosa ha detto anche il Papa Bergoglio quando ha parlato dell'abbaiare della NATO ai confini della Russia, non una delle frasi più felici del Papa. E in questa operazione verità, che è un po' un gioco a incastro, perché c'è una parte storica in cui si ricostruiscono tutti i rapporti tra l'Ucraina e la Russia. Qui si racconta la fine naturalmente dell'Unione Sovietica e l'impronta zarista-staliniana, diciamo, di Putin, che si ricollega proprio a questa tradizione, no? Lui è molto critico nei confronti di Lenin, anche perché Lenin non amava lo sciovinismo grande russo, mentre sostiene esattamente Putin alcune delle ragioni di Stalin, e ricollegandosi appunto a una tradizione zarista, una oligarchia zarista che lui ha riprodotto. Ma poi in questa operazione a cerchi concentrici si affronta il problema delle relazioni internazionali. Un peso grandissimo è dato all'Europa, all'Unione Europea, al ruolo dell'Unione Europea. Si sottolinea che il futuro della comunità occidentale è fondato ancora sulla comunità euroatlantica, che non c'è una divisione tra gli interessi americani e gli interessi europei. Ci possono essere degli interessi diversi, ma c'è un interesse politico mantenere saldo l'asse euroatlantico. E poi si arriva a una parte, secondo me, estremamente interessante, che è le reazioni politiche in Italia, come questo grande sconvolgimento, questa grande discriminante della storia, cala nel dibattito politico italiano, e quindi le carenze della sinistra, le tante riflessioni che si possono fare sulla sinistra posta di fronte a questa drammatica crisi. Le prime parole del libro, che ha, come dico, un senso politico molto forte, perché non è semplicemente una rassegna di fatti, ma sono tagliati secondo
una visione politica ben precisa, le parole del libro sono drammaticamente coinvolgenti. Si parla di Radio Budapest 56, le ultime parole prima che l'invasione sovietica chiudesse la radio, bloccasse le trasmissioni, erano: stiamo morendo per l'Ungheria e per l'Europa. E direi che questo è l'inizio del libro, ma in qualche modo idealmente anche la fine, perché la posizione dell'Europa, quella che l'ambasciatore Nelli Feroci, a cui vorrei dare adesso la parola per primo, è... com'è? Va bene, allora, d'accordo, cambiamo un po' la scaletta perché non lo sapevo. Pensavo quella che solo lei. No. Vabbè, comunque diciamo il senso della questione è la stessa, no? Quindi l'Europa, che l'ambasciatore Nelli Feroci nella testimonianza che chiude il libro definisce un po' sorprendente, positivamente sorprendente. Quindi evidentemente c'erano dei dubbi che di fronte alla sfida russa l'Europa non fosse così determinata nella risposta. Quindi partiamo da questo, e questo è uno dei temi fondamentali del libro. Grazie, scusi. 10-12 minuti, va bene? 9 minuti mi basteranno, e innanzitutto mi scuso con l'ambasciatore Nelli Feroci se l'ho un pochino spodestato in termini temporali, però solo dopo le restituisco lo scettro. Purtroppo devo andare a Napoli, ma non volevo mancare a questa attestazione anzitutto di stima e di grande condivisione di questo libro di Umberto Ranieri. Umberto Ranieri è una voce critica, scomoda, molto importante per la sinistra italiana, e io credo che questo libro sia un condensato di queste virtù. Lo dico proprio con molta sincerità, perché penso che una delle caratteristiche migliori anche in quest'ultimo periodo della segreteria del PD guidata da Enrico Letta è stata proprio la postura che si è trasmessa all'Italia sul tema dell'Ucraina. Credo che non tutti i guai vengano per nuocere, certamente questo è stato un guaio immenso, ma ha posto l'Europa davanti all'assunzione di responsabilità. E io credo che nell'ambito di un pessimismo cronico che non si può non coltivare sulla globalizzazione in questo periodo della nostra vita e sui problemi planetari che ci sono, credo che un qualche elemento di speranza ci arrivi proprio da una reazione dell'Unione Europea che non ha, a mio parere, concesso più di tanto a questa logica colpevolista e di rassegnazione che pure in Occidente fa di moda. Una logica colpevolista che ha portato molti a interrogarsi, ma soprattutto ad affermare, il che è molto peggio perché l'interrogazione nasce come riflessione, ma accusare o responsabilizzarsi in ordine a quelle che dovrebbero essere le nostre responsabilità nel conflitto ucraino. Una sorta di Occidente colpevole della reazione di Putin, una sorta di visione che tende a rendere le responsabilità di Putin tutto sommato subalterne rispetto alla mancanza di visione nostra, della NATO, dell'Occidente, degli Stati Uniti. Ecco, io devo dire che non condivido affatto questa visione e mi trovo invece fino in fondo nella riflessione globale che si fa in questo libro di Ranieri. Il tema non è l'allargamento dell'Europa, della NATO, questo è l'alibi. Il tema è l'incompatibilità assoluta tra la Russia e la democrazia e il sistema democratico. Noi abbiamo coltivato per anni, dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la primavera di Gorbaciov, l'illusione che ci fosse una compatibilizzazione progressiva della nuova Russia con alcuni valori standard della democrazia occidentale. Abbiamo sperato che questo avvenisse e non è che siamo stati così illusi
di aver sbagliato tutto, perché anche qui in realtà c'erano segnali. Se voi pensate addirittura al cambio della guardia al Cremlino tra Putin e Medvedev, in ossequio a un principio formale di limite dei mandati del presidente della Russia, voi pensate quanto in fondo noi traevamo dalla realtà qualche spunto di speranza. Abbiamo sperato, associando anche la Russia alla NATO, di creare una nuova stagione di distensione, di collaborazione tra l'ex patto di Varsavia e la NATO. Tutti noi siamo stati d'accordo con Berlusconi quando a Pratica di Mare Berlusconi, ma in realtà non fu solo Berlusconi, furono gli Stati Uniti d'America, fu la NATO, cercò di associare la Russia a un processo di distensione, di collaborazione in ordine anche ai contenuti militari. Dunque, noi non è che ci fossimo sbagliati, noi abbiamo sperato e abbiamo assecondato una speranza che la Russia in qualche modo potesse compatibilizzarsi col nostro sistema di valori. E poi abbiamo avuto tanti segnali progressivi che abbiamo fatto finta di non vedere. La vicenda della Georgia, la vicenda del Donbass, la vicenda della Crimea, l'uccisione dei responsabili politici all'opposizione di Putin o dei giornalisti scomodi in Russia. Tutti questi fatti sono citati nel libro di Ranieri e sono tutti fatti che dovevano aprirci gli occhi, e pur tuttavia noi gli occhi abbiamo ritenuto più opportuno tenerli socchiusi, sperando che questi fatti potessero in qualche modo essere fatti episodici, non un puzzle complessivo che si stava componendo. E invece purtroppo devo dire che questa vicenda drammatica dell'Ucraina, con gli sbagliati calcoli di Putin, perché è chiaro che Putin non pensava di mettersi in una tipologia di guerra di questo tipo, ma probabilmente sperava in un blitz, in un cambio di regime in Ucraina, ci rendono chiaro che il tema vero è l'incompatibilità di paesi democratici ai bordi e ai confini con la Russia. D'altronde è la Russia che interviene in Kazakistan quando ci sono dei moti di piazza per placarli, è la Russia che va in soccorso di Lukashenko in Bielorussia e stabilizza, è la Russia che ha fatto in Georgia quello che ha fatto. Dunque, terminando, credo che dobbiamo fermarci qui nel senso di colpa. Dobbiamo renderci conto che l'Occidente deve dimostrare la sua esistenza, ma se mi consentite una battuta finale, dobbiamo renderci conto che se l'Occidente è minacciato non è solo per colpa altrui, è per colpa anche nostra. Perché quando in Occidente e in paesi che sono paesi democratici per eccellenza, come gli Stati Uniti d'America, come il Brasile, ci sono attacchi ai congressi, a Capitol Hill, come al congresso brasiliano, all'indomani di esiti elettorali sgraditi, e allora è bene riflettere. La minaccia esterna c'è, è quella di Putin, la minaccia economica anche è quella di Xi e forse anche più insidiosi, ma noi dobbiamo recuperare il nostro interno, valori, identità, recuperare motivazioni forti, perché la democrazia è in crisi anche per una mala gestione nostra. Grazie. Sono mortificato, ma vedo, metto qua, guarda, Ranieri al posto di Casini che è meglio. Bene, allora, adesso riprenderei allora dall'ambasciatore, che naturalmente il tema rimane l'Europa, evidentemente, però io vorrei che lui, nel suo intervento, se potesse, spiegasse questa frase interessante con cui, chiude, c'è l'Occidente che pure ha reagito compatto e solidale all'aggressione, non è riuscito a coinvolgere su una linea di condanna della Russia e di convinta assistenza all'Ucraina né la Cina né l'India né altri importanti attori sulla scena internazionale. E qui lui vede un rischio da evitare e che costituisce una sfida di uno scenario di contrapposizione fra l'Occidente e il resto del mondo o fra democrazie e autocrazie, perché di questo si tratta,
in nome della difesa dei valori e principi che sono per noi irrinunciabili, ma che non lo sono altrettanto per altri importanti protagonisti della scena internazionale. L'Unione dovrà quindi assumere iniziative su vari fronti per evitare uno scenario caratterizzato dall'emergere di un Global South intenzionato a prendere le distanze dall'Occidente e dai modelli di democrazia liberale praticati dall'Occidente. Beh, questo è molto interessante perché getta lo sguardo al di là, al dopodomani, quando il conflitto auspicabilmente sarà terminato, ma rimane il tema della gestione di un mondo cambiato, perché questa vicenda sicuramente cambia qualcosa di profondo nelle relazioni internazionali. Prego. Grazie. Prima di tutto io volevo ringraziare Umberto Ranieri per avermi coinvolto in questa presentazione, ma ancor prima per avermi chiesto di contribuire con un modesto commento al suo lungo ed articolato saggio. E vorrei anche aggiungere una parola sul libro, perché il libro, se ricordo bene, è stato concluso nella sua redazione in autunno, prima della fine dell'anno, ma lo riguardavo ora, ultimamente conserva pienamente la sua attualità. È validissimo ancora oggi, nonostante siano passati alcuni mesi da quando la fase di elaborazione si è conclusa. Quindi un libro di straordinario interesse e di straordinaria attualità, una ricostruzione storica degli antefatti che hanno portato all'aggressione della Russia all'Ucraina, il famoso 24 febbraio del 2022, che non fa sconti, come ci ricordava il Presidente Casini, alle tesi della Russia, ma che ricostruisce la sequenza degli eventi e anche delle prese di posizione di Putin che hanno poi portato a questa scelta scellerata che molti di noi hanno ritenuto fosse assolutamente improbabile, anche se diciamo, i servizi di intelligence americana da mesi ci avvertivano che l'invasione era imminente. Allora, venendo al quesito che mi pone Stefano Folli, io nel mio piccolo contributo, che è la parte conclusiva di questo libro, ho cercato di ricostruire un po' non solo e non tanto quelle che sono state le reazioni dell'Unione Europea al conflitto, le reazioni dell'Occidente, ma anche le lezioni, oltre che le reazioni che l'Unione Europea deve trarre, sta in parte traendo, e di cui questa che citava Stefano Folli è una, cioè la necessità di evitare che si aggravi, si accentui questa divisione tra l'Occidente e il resto del mondo. Io avevo osservato, ripercorrerò veramente molto brevemente alcuni passaggi fondamentali della reazione europea occidentale, ricordando che, e l'ho fatto perché in passato, quando si trattava di concordare una posizione comune sul tema dei rapporti con la Russia, era difficilissimo arrivare a delle conclusioni, ci volevano giorni e nottate, perché è ovvio ed è naturale riconoscere che le divergenze di posizione tra i Paesi membri dell'Unione sul rapporto con la Russia erano e continuano ad essere molto rilevanti. C'è una sensibilità dei paesi dell'Europa centro-orientale che è stata in qualche modo, che è in qualche modo il risultato degli anni di occupazione sovietica, dell'appartenenza al patto di Varsavia, del Comecon, e c'è una sensibilità dell'Europa meridionale che invece vedeva soprattutto nella Russia una grande opportunità sotto il profilo del commercio, degli investimenti, delle forniture di energia. Nonostante questo l'Unione Europea ha reagito molto rapidamente, era talmente grave la violazione di regole e principi fondamentali dell'ordine internazionale che non si poteva reagire diversamente, quindi la condanna, quindi le sanzioni, una sequenza di pacchetti sanzionatori molto pesanti, mai l'Unione Europea aveva adottato sanzioni così pesanti nei confronti di paesi terzi, e la decisione tutt'altro che scontata di assistere l'Ucraina con tutti i mezzi, ivi compreso con mezzi militari, e alcuni dei quali finanziati con strumenti comuni come il European Peace Facility. È vero che tutto questo era stato anche, diciamo, questa reazione compatta, solidale, unitaria e rapida dell'Unione Europea era stata facilitata da una presa di posizione molto chiara, molto determinata dell'amministrazione americana, ed era quindi una espressione di una ritrovata sintonia tra Bruxelles e Washington, l'Europa e gli Stati Uniti, ma comunque resta questa evidenza. Oggi, diciamo, io avevo accennato quello che avevo scritto, l'Unione Europea sta traendo tre lezioni da questa vicenda,
La prima è che occorreva invertire, cosa che è stata fatta rapidamente, il trend in atto, riducendo drasticamente la dipendenza dalle forniture di energie fossili dalla Russia. Alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia e la Germania, importavano più del 40% del loro fabbisogno di gas dalla Russia. Oggi questi quantitativi si sono ridotti in maniera drastica, drammatica. In Italia siamo arrivati al 9%, si dovrà arrivare all'obiettivo di una totale eliminazione di qualsiasi fornitura dalla Russia di gas o di greggio. E tutto questo dovrà essere fatto in un contesto in cui si dovrà continuare a operare per realizzare quegli obiettivi concordati a suo tempo in materia di transizione energetica. C'è una seconda lezione che evidentemente è stata recepita in parte, non può esserlo completamente, che l'Unione Europea, gigante economico, molto attrezzata sotto il profilo del soft power, resta tuttora molto carente sotto il profilo delle capacità in materia di difesa e militari. L'assistenza militare che è stata data all'Ucraina è stata data soprattutto dai governi dei Paesi membri. Il referente, diciamo, per la risposta in materia di difesa e militare all'Ucraina resta la NATO, però si è comunque accresciuto l'impegno dei singoli Stati membri e anche dell'Unione nel suo complesso in materia di difesa. Sono stati decisi stanziamenti addizionali per un totale di 200 miliardi di euro in spese per la difesa. È vero che 100 miliardi sono stati quelli disposti dalla Germania, però resta uno sforzo non indifferente da parte di un continente che ha preso coscienza delle proprie carenze in materia di difesa. E terzo percorso, che è tuttora, diciamo, che è appena avviato, è quello della necessità di ridurre certe dipendenze strategiche che rischiano di indebolire enormemente l'Europa e l'Unione Europea, rischiano in qualche modo di farla dipendere troppo da forniture di minerali, materie prime critiche, tecnologie che sono prevalentemente all'estero, in Cina prevalentemente, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi. Ecco, su questo triplice ordine di percorsi, diciamo, energia, differenziazione delle fonti di approvvigionamento nel rispetto degli obiettivi della transizione energetica, difesa con un impegno accresciuto da parte dei singoli Paesi membri, ma anche dell'Unione in quanto tale, a fare di più, e resilienza economica con l'idea di mettere in campo strategie destinate a ridurre la dipendenza dall'estero per l'economia europea, si sta muovendo lo sforzo avviato dall'Unione Europea come reazione al conflitto in Ucraina. Resta però, e questo torno alla domanda che mi faceva Stefano Folli, la constatazione, e questo non è solo una responsabilità europea, è una responsabilità di tutto l'Occidente, resta però la constatazione che nella reazione a questa inimmaginabile violazione di regole fondamentali dell'ordine internazionale, l'Occidente non è riuscito a mobilitare una solidarietà attiva da parte del resto del mondo. Si è creata una situazione, gli inglesi dicono West against the rest of the world, l'Occidente contro il resto del mondo. E si è parlato di Global South, molti contestano questa nozione perché sarebbe troppo indeterminata e disarticolata, comprendendo paesi che hanno interessi, collocazioni strategiche, posizioni completamente diversificate, ma resta la constatazione che poi in fondo a condannare esplicitamente l'invasione russa, ad adottare sanzioni nei confronti della Russia, ad assistere attivamente l'Ucraina, siamo rimasti in pochi. Siamo rimasti gli americani, noi e qualche paese in giro per il mondo che si riconosce nei nostri valori, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud. Ecco, questo è un problema che io non ho una ricetta per indicare quale possa essere la soluzione, ma è un problema che va affrontato ed è evidente che in questa vicenda, in questa congiuntura, sono riemersi tutti quei risentimenti accumulati nel corso degli anni, se non dei decenni, nei confronti di un Occidente che troppo spesso è stato percepito, a ragione, questo va detto, non a torto, a ragione, come distante dagli interessi di questi paesi. Come un Occidente che ha adottato un sistema di doppi pesi e doppie misure nel decidere cosa fare, dove intervenire, se come e quando intervenire. Ci sono stati rimproverati
interventi in Iraq, in Afghanistan, o l'assenza di attenzione per conflitti locali. Sono stati elencati circa 40 conflitti locali che oggi non attirano l'attenzione degli opinioni pubbliche occidentali come l'Ucraina. Quindi mi avvio a chiudere perché non voglio prendere troppo tempo. Questo problema oggi per noi europei ha un nome soprattutto, è il nome Cina, perché oggi noi dobbiamo trovare una linea di condotta nei confronti della Cina, perché poi in fondo la Cina è il punto di, come dire, dove si coagulano tutti questi interessi di questo sud globale, di questo mondo che non si riconosce nei valori occidentali, negli interessi dell'Occidente. Noi dobbiamo trovare una linea di condotta nei confronti di questo gigante, che non è più soltanto un gigante economico ma anche un gigante politico, che si avvia ad impegnarsi, o meglio, è già abbondantemente avviato, ad intraprendere una strada che lo porterà inevitabilmente a diventare il punto di riferimento di questo mondo diversificato che non si riconosce nell'Occidente, nei confronti del quale gli Stati Uniti, a torto o a ragione, hanno individuato il maggiore competitor, l'elemento di sfida globale, e con il quale l'Europa dovrà trovare una misura che si collochi tra il riconoscere che la Cina è anche un'opportunità, ma costituisce anche una sfida per la nostra sicurezza. Chiudo ricordando le polemiche che hanno fatto seguito all'intervista uscita pochi giorni fa del presidente Macron al ritorno dalla sua visita in Cina. Tutto questo dimostra quanto sia centrale, e proprio alla luce della vicenda del conflitto ucraino, a cui il libro si dedica in maniera così brillante e così completa, quanto sia centrale non solo trovare una via di uscita, una soluzione a questo conflitto, ma su questo poi credo altri interverranno, ma anche trovare una linea condivisa all'interno dell'Unione Europea su come trattare Pechino. Grazie. Ecco, allora, proprio su queste ultime considerazioni di Nelly Feroci, io vorrei chiedere alla dottoressa Pirozzi, che ha delle responsabilità importanti sia nello IAI sia in Europa, dei rapporti, no, tra, anche istituzionali, tra l'Unione Europea e altri organismi. Ecco, vorrei chiedere, diciamo, la domanda è veramente legata all'attualità, però l'ambasciatore mi ha un po' aperto la strada citando l'intervista di Macron. In questo viaggio in Cina c'era la Presidente della Commissione, von der Leyen. Secondo quanto dice la stampa non è stato un gran successo. Quindi il problema del rapporto con la Cina c'è, così come c'è il problema del rapporto dell'Unione con una serie di paesi, al di là anche dell'Ucraina. I paesi, per esempio, che sono vicini alla Russia, che hanno delle posizioni diverse sul conflitto. L'Ungheria non ha il rapporto che ha la Polonia, per esempio. Sono molto diversi. Quindi c'è un problema di rapporto tra l'Unione come tale e questi paesi che sono, diciamo, la corona dei paesi dell'Est. Poi c'è il problema in prospettiva del rapporto con la Cina, e qui abbiamo visto, insomma, Macron è stato accolto con grande enfasi, no? Mentre von der Leyen è stata accolta malissimo, è stata quasi umiliata. Quindi c'è un problema. Vogliamo riflettere ancora su questo tema? Bene, grazie. Innanzitutto buonasera, ringrazio il senatore Parrini per avermi coinvolto in questa discussione sull'ottimo libro di Umberto Ranieri, e prima di tutto vorrei unirmi ai complimenti per questo saggio, che secondo me unisce due caratteristiche che è sempre più difficile trovare insieme, perché è molto ben scritto, interessante, con la profondità storica di cui già si accennava, e allo stesso tempo anche breve. Molto spesso la brevità va insieme ad una chiarezza di pensiero che su questi temi credo sia fondamentale. Mi ha fatto particolarmente piacere questo libro nell'attualità del dibattito politico e culturale in Italia. Come analisti di questioni europee e studi internazionali siamo stati molto sollecitati nei mesi passati a intervenire nel dibattito pubblico, e devo dire che anche a me ha colpito, come ha colpito l'autore, perché lo scrive anche nel libro,
l'acquiescenza rispetto alla narrativa e alle posizioni del Cremlino di tutta una fetta della politica e della classe intellettuale italiana, e anche la critica, anche molto aspra, alla decisione dell'Italia e degli Stati membri dell'Unione Europea di sostenere anche militarmente l'Ucraina. Una scelta che secondo me, secondo quanto viene ben illustrato nel libro, era di fatto obbligata, perché l'Ucraina è Europa, e ce lo dimostra anche il fatto che una delle misure più importanti che sono state prese da parte dell'Unione Europea è stata proprio quella di spalancare le porte dell'Europa all'Ucraina e alla Moldavia, dandogli una prospettiva futura di adesione, che ovviamente richiederà un processo molto difficile, molto lungo, le riforme che il Paese dovrà affrontare, soprattutto per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto, ma anche la tenuta economica, sono enormi, ma in qualche modo si offre questa prospettiva europea che dà anche una dimensione diversa all'Europa, un'Europa che molto presto si allargherà, un'Europa che probabilmente raggiungerà 35 Stati membri, forse di più, e che quindi si trova di fronte al problema di come coniugare un rafforzamento interno del suo processo di integrazione con i rapporti, a volte anche molto complicati, con un vicinato che è stato fino a qualche decennio fa sotto l'orbita e sotto l'influenza dell'Unione Sovietica, e più in generale nei rapporti con il mondo esterno. In questo conflitto, lo diceva già l'ambasciatore Nelly Feroci, l'Unione Europea ha reagito con grande forza, dal fronte economico al fronte diplomatico, al fronte umanitario fino a quello militare, ma ovviamente questo non basta. È anche spinta dall'interno da una serie di forze centrifughe che di fatto indeboliscono le istituzioni e che quindi andranno rafforzate in prospettiva. L'abbiamo visto all'interno dell'Unione Europea, sono cambiati gli equilibri interni, questo viene riconosciuto anche nel libro, i paesi dell'Europa dell'Est e del Nord hanno assunto una nuova centralità, proprio perché erano quelli che storicamente avevano sentito più vicina la minaccia della Russia, avevano cercato di contrastare una politica che era di fatto condivisa all'interno dell'Europa, di collaborazione con la Russia o di trasformazione, questo nell'approccio merkeliano, attraverso il commercio, che di fatto ha mostrato tutti i suoi limiti. Questi paesi hanno dimostrato che avevano ragione e quindi adesso reclamano anche un ruolo maggiore all'interno dell'Unione Europea, una voce più forte per quanto riguarda il futuro dell'Unione. Tutto questo avviene in un momento in cui noi abbiamo l'asse franco-tedesco indebolito, il tradizionale motore dell'Europa, perché sia Scholz sia Macron sono alle prese con problemi interni di tipo politico, le contestazioni in Francia, in Germania difficili equilibri all'interno della maggioranza di governo, e questi due paesi fanno un po' fatica a trovare una convergenza anche sui grandi temi delle riforme europee. E viene un po' meno questa spinta al rafforzamento dell'integrazione che c'era stato negli anni precedenti. In più, il fronte mediterraneo, che non è mai stato particolarmente unito sui temi europei, è ancora meno coeso, perché indubbiamente le elezioni italiane, l'arrivo al potere di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, ha creato una distanza ideologica e politica con altri governi come quello di Macron e Sanchez, che rendono difficile la collaborazione anche su temi europei come quello delle migrazioni, delle riforme economiche e così via. Quindi c'è una fase di riequilibrio interno dell'Unione Europea che va presa in considerazione e che inevitabilmente andrà a condizionare anche i futuri rapporti tra l'Unione Europea e un vicinato che si trova ormai esposto in maniera molto evidente alla minaccia di un nuovo espansionismo russo che abbiamo visto tutti all'opera, di cui l'Europa, come si è detto, doveva già vedere le tracce dal 2014, ma anche prima con l'invasione della Georgia, e che però non è stato in grado di fare e non ha reagito in maniera adeguata. Quindi qui ovviamente si pone il problema del futuro, come si rafforza un'integrazione
interna europea, ma, per tornare anche alla domanda iniziale, anche come si proietta l'Unione Europea nel suo immediato vicinato. Le richieste da parte di questi paesi sono state molto evidenti. L'abbiamo visto con l'Ucraina, ovviamente, la richiesta di entrare a far parte della famiglia europea, ma l'abbiamo visto anche nelle manifestazioni di piazza in Georgia, quando le donne e gli uomini sventolavano la bandiera europea come simbolo di democrazia, di libertà, di sviluppo. Ecco, a questi paesi noi dobbiamo dare una risposta. Che cosa significa concretamente? Sicuramente per il futuro dobbiamo pensare ad una cooperazione che offra delle garanzie di sicurezza maggiori per questi paesi rispetto a quelle che l'Unione Europea è stata in grado di fornire fino ad oggi. E quindi dovremo trovare delle modalità di cooperazione anche nei settori della sicurezza, della difesa, che mettano questi paesi al riparo da future minacce. E poi, ovviamente, va intensificato il dialogo geopolitico con questi paesi. Adesso ci sono delle iniziative interessanti, tra queste sicuramente l'idea di una comunità politica europea, che è stata lanciata di nuovo dal presidente Macron e poi fatta propria anche da molti stati membri e non membri dell'Unione Europea, tra cui anche la Gran Bretagna, la Turchia. Quindi un nuovo forum intergovernativo di cui possono entrare a far parte anche i paesi del vicinato est, e che potrebbe in qualche modo essere un po' l'embrione della futura architettura di sicurezza europea, che è quella che già da oggi noi dobbiamo cominciare a immaginare. Su queste basi potremmo anche pensare in un futuro di integrare la Russia post-putiniana e cominciare quindi a rimmaginare un nuovo continente europeo pacificato. Bene. Grazie. Grazie davvero alla dottoressa Pirozzi per questo intervento semplice, netto, ma molto ben centrato, diciamo. Adesso verrei, con gli ultimi tre interventi, all'aspetto anche interno dell'analisi di Ranieri, cioè le forze politiche italiane rispetto a questa grande sfida. Ricordo che Ranieri viene dalla storia del Partito Comunista, ma ha sviluppato una seria volontà riformatrice, diciamo. Il suo sogno è immaginare un partito fortemente riformatore, che sappia dire cose che nella politica polverizzata di oggi si fa fatica a sentire. Io vorrei quindi adesso sentire Petruccioli, Cicchitto e poi lasciare la parola a Ceccanti. Una cosa che mi ha colpito del libro, che verso la fine appunto si focalizza proprio sulle questioni interne della nostra sinistra, e questa frase: si resta colpiti dalle posizioni sulla guerra espresse da uomini e settori della sinistra italiana, in particolare da chi ha vissuto il percorso che dal PC condusse alla costruzione del Partito Democratico. Posizioni che nella sostanza mettono sullo stesso piano aggressore e aggredito, considerando l'Occidente tra i responsabili del conflitto, e stentano a riconoscere agli ucraini il diritto di battersi per liberare la loro terra dall'invasore. Pesa ancora un antiamericanismo duro a morire, riemergono retaggi ideologici. E questa è una frase politicamente molto, molto pesante, molto seria, e io vorrei sentire su questo l'opinione di Petruccioli e poi sentiremo Cicchitto e Ceccanti. Prego, Petruccioli. Io ci metto un carico folle, perché ho visto che ho sentito che perfino tu, che non hai niente a che fare con la storia del Partito Comunista, quando c'è da dire riformista, ancora ti fermi un momento prima e dici riformatore. Perché nel Partito Repubblicano si diceva riformatore. Ah sì, e allora questo è un altro elemento su cui riflettere, sulla storia della sinistra italiana comunista e non comunista. No, ti dico perché quando ero ragazzo Ugo La Malfa diceva che riformista è un termine rispettabilissimo, ma è un termine che appartiene, diciamo, alla dialettica socialista, mentre riformatore è un termine più liberal democratico. Diceva questo. Beh,
insomma. Ci stanno ulteriori raffinatezze. Sì, questo, ma non vorrei aprire cose del passato. Il libro di Umberto, anch'io voglio dirlo, è un libro utilissimo, importante, utilissimo soprattutto, educativo, è stato sottolineato quanto come sarebbe utile se ci facessero dei sia pur rapidi seminari nelle redazioni dei quotidiani e dei talk show su questo libro, se non altro per prendere atto dei fatti. Intendiamoci, io e Umberto facciamo più o meno la stessa strada politica da una sessantina d'anni e abbiamo dovuto impararne talmente tante dai fatti che forse adesso riusciamo anche ad avere, devo dire non con grandissimo successo, però Umberto, una qualche funzione pedagogica. E leggendo questo libro, tanti dicono, ma questo io non lo sapevo, per esempio c'è tutta la parte che riguarda il rapporto, le iniziative dell'Europa nel ventennio post caduta del muro di Berlino, all'incirca, le iniziative nei confronti della Russia, che Umberto ricostruisce anche perché in quel periodo svolgeva un'attività politico-istituzionale che lo metteva a contatto diretto con quelle iniziative, che fa capire quanto siano insensate e infondate quelle pretese che dominano nei talk show a cui faceva riferimento anche Casini, che sarebbe colpa dell'Occidente se queste cose accadono. Il valore di questo libro è che risponde in maniera precisa a molte domande, ristabilisce verità in modo documentato, attribuisce responsabilità in modo motivato, dimostrato, accresce l'informazione. Però, ecco, però non è riferito al libro, ma a me che lo leggo e che l'ho letto. E mentre cresce l'informazione, dentro di me cresceva anche l'inquietudine. Questo è il punto, che non è un limite del libro, ma è il pregio del libro, è il valore maieutico del libro, che ci avvicina all'enormità dell'evento con cui e dei problemi con cui siamo chiamati a misurarci. Cresce l'inquietudine, tanto più tu informi, dimostri, fai vedere che quella cosa lì che è stata fatta da Putin non ha alcuna giustificazione nel comportamento altrui. E tanto più cresce l'angoscia. Allora, cosa succede? Fa misurare la distanza fra la razionalità, il buonsenso, perfino la convenienza, perché ci sono molte analisi, e anche nel libro di Umberto ci sono molte passaggi in cui sottolinea che la Russia non solo ha da perderci, ma molto ha già perduto e forse ancora più perderà. Quindi neanche la convenienza, per non dire altro. E allora è questo vuoto che si apre, questa sensazione che la tenebra prevalga sulla luce e quindi che noi ci troviamo al buio di fronte a questo evento, fa crescere la paura, il che spiega almeno in parte, sicuramente solo in parte, ma in una parte non piccolissima,
secondo me, perfino il comportamento di quelli che dicono che è colpa dell'Occidente. Perché quelli che si convincono che è colpa dell'Occidente, che è colpa nostra, evidentemente cercano una via d'uscita. Se noi ci comportiamo bene, questo incubo è finito. Mentre invece non è vero. Non è vero. Magari fosse colpa nostra. E questo, il libro di Umberto ha il pregio di dimostrarlo con i fatti, con le ricostruzioni dei fatti. E l'aggressione armata di una delle due massime potenze nucleari che hanno dominato la scena mondiale nel secolo scorso, contro una nazione sovrana nel cuore dell'Europa, una nazione che poi aveva rinunciato a un poderoso e minaccioso arsenale nucleare in cambio dell'impegno alla sua sicurezza, è una cosa enorme. E tutto il groviglio che ne consegue, con questioni inimmaginabili, prima interrogativi che si pensava definitivamente archiviati. Per me questi fatti, che non avevo saputo o voluto prevedere, che mi ero rifiutato di considerare possibili, si riallacciano, per parlare della storia che è certo della storia di chi è stato nel Partito Comunista, come me e Umberto, ma della storia di tutti, perché è una storia che ha riguardato anche quelli che non ci sono mai stati nel Partito Comunista. E mi rinvia a quello che è accaduto 30 e più anni fa, quando l'URSS è tornata ad essere Russia, e rinviano ancora prima la rivoluzione del 1917, a seguito della quale la Russia era diventata URSS. Ho scritto quello che sto per dire nella rivista Civiltà Socialista, diretta da Fabrizio Cicchito e Umberto Ranieri, e che dal disagio, dalla sofferenza, talvolta al di là del sopportabile, provocati dalla brutale aggressione dall'Ucraina, e mi è venuto a un certo punto, lo dico nel modo più semplificato, è da pensare una cosa, che la grande rivoluzione d'ottobre non è stata il primo passo che, per quanto imperfetto, immaturo, forzato, ha comunque radicato il socialismo nella concreta realtà storica dell'umanità. È stato al contrario il modo in cui l'autocrazia russa è riuscita a trasferirsi dal XIX al XXI secolo. Non è stato il socialismo che, pagando anche dei prezzi pesantissimi, si è servito della Russia arretrata, come pensava Gramsci. È la Russia autocratica che si è servita del socialismo staliniano nella sua ideologia universalistica per mantenere viva la propria vocazione imperiale, per riuscire così di fatto a risultare dei tre imperi esistenti agli inizi del Novecento, l'austro-ungarico, lo zarista e l'ottomano, il solo impero sopravvissuto di fronte allo sconvolgimento della Prima Guerra Mondiale. Questo per la storia, ma in gioco adesso che cosa c'è? Lo hanno detto benissimo prima di me tutti gli interlocutori, è l'ordine mondiale. C'è una cosa che io ho molta paura che Trump, come credo tutti, possa diventare di nuovo Presidente degli Stati Uniti. Ma forse comincia ad avere più paura che possa diventarlo De Santis. Perché io veramente sono rimasto terrorizzato qualche tempo fa, poche settimane fa, quando De Santis ha definito il conflitto in Ucraina un conflitto locale. Ma se alla testa degli Stati Uniti va uno che pensa questo, ma immaginiamo che accidente di mondo
che possa venire fuori. Beh, Trump questo pensava noi. Però non l'ha detto. L'ha detto De Santis. Beh, ha detto qualcosa di... Qualcosa del genere. Ha detto, se arrivo io a Washington... Faccio la pace, fondai, no? Faccio la pace in poco tempo. Benissimo. Ma almeno non ha detto come... Trump è stato eletto con il concorso di Putin. Sì, va bene, ma d'accordo. Questo, ma allora, andiamo a vedere però. Ecco, termino. Questo ordine mondiale. Ci vuole un equilibrio per fare un ordine mondiale, fondato su che cosa? Sulle regole, le leggi e sulla forza anche. Perché è chiaro che le regole in campo internazionale, anche in ambito nazionale, statuale, singolo, non è che si possa ignorare il ruolo della forza nel determinare anche le leggi, le regole e così via. Ma nella seconda metà del secolo scorso l'ordine mondiale è stato determinato da un assetto molto semplice, il bipolarismo. Si pensava a due sistemi fra loro incompatibili, la cui competizione segnerà, chissà, un tempo inimmaginabile nel futuro, capitalismo e socialismo. E tutto quello che accadeva anche fuori da questi due sistemi, il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, si muovevano considerando quelli i parametri dominanti, non solo perché erano molto forti dal punto di vista militare, avevano la bomba atomica e così via, ma anche per ragioni ideologiche. Pensiamo a quello che è stato, ad esempio, mi viene spesso da pensare, quelle che sono state le primavere arabe, l'equivalente in passato, Fabrizio, era il socialismo arabo, ti ricordi, no? Perché poi tutto si piega secondo quello che sono i parametri. Allora, io penso che in realtà noi da questo punto di vista ci troviamo in una situazione molto, molto, molto difficile. Molto difficile. Filippo Andreatta, c'è un pezzo del suo studio per Arel oggi sul Manifesto, dice, si domanda come sarebbe il mondo, giustamente se lo domanda, come sarebbe l'Europa se vincesse Putin. E se De Santis, con quello è, andasse alla testa degli Stati Uniti. Questo è chiaro, ma io tuttavia sono meno ottimista di lui, perché vedo i pericoli, ma come si fa a impedire questa vittoria? Qual è la risposta che noi diamo alla domanda di nuovo ordine mondiale? Perché non vedo né le idee di un nuovo ordine, che non possono essere quelle di prima, equilibrio bipolare del terrore e accettazione fondamentalmente dello status quo da parte dei due protagonisti maggiori, e gli altri che lo subiscono e si adattano. Oggi questo non è possibile. Né vedo le forze capaci di affermarlo e di difenderlo, un ordine mondiale che stabilisca un equilibrio accettabile dal punto di vista della sicurezza fra regole e forza. E questo vale in particolare per l'Europa, perché Casini ha detto giustamente che la sofferenza, l'insofferenza della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'insofferenza verso la democrazia. E questo noi lo dobbiamo denunciare con enorme forza e innalzando la democrazia a quello che è. Stando attenti però anche a una cosa, a non dichiarare una incompatibilità eterna non solo fra la Russia
ma anche fra la Cina e la democrazia, perché se c'è incompatibilità fra grandi presenze del mondo, quello che diceva Nelly Feroci, l'Occidente contro il resto del mondo, noi dobbiamo avere fiducia nella capacità di espandersi, di conquistare, sia pure in forme originali, in forme con tutte le cautele del caso, della democrazia nel mondo. E anche dove oggi la rifiutano è la cosa. Ma qui, e quindi questo comporta, ho finito Folli, mettere a punto delle risposte a quali possano essere e quali debba essere il rapporto dell'Europa, beh sì, con la Russia, con la Cina, con gli Stati Uniti, con il resto del mondo. Oserei dire perfino il rapporto dell'Europa con se stessa. E dobbiamo sapere che questi che siamo da questa parte del tavolo, e credo che anche associando tutti i presenti, chiamandoci tutti a discutere a fondo su ognuno di questi problemi, quale deve essere il rapporto dell'Europa con la Russia, con la Cina, con gli Stati Uniti, con il resto del mondo, con se stessa, e beh, anche fra di noi, secondo me, vengono fuori delle istanze, delle esigenze e delle risposte, che molte delle quali probabilmente possono essere composte, perché sono risposte che sono complesse, ma alcune forse non sono facilmente componibili. Ecco che cosa è, secondo me, quello che è stato il terremoto, gli effetti del terremoto provocati dall'intervento di Putin e in Ucraina. Un effetto generale, globale, altro che conflitto di carattere locale. Grazie, scusate se forse sono stato troppo lungo. Ecco. Grazie Petruccioli. Fabrizio Cicchito, un po' su questi stessi temi. Come dici? No, diceva lui. Do per scontato la mia valutazione totalmente positiva sul libro di Umberto, che forse dovrebbe essere invitato da Bianca Berlinguer al posto del Rocciatore e di Orsini per spiegare qualcosa al pubblico. Perché non lo mandiamo direttamente al posto della Berlinguer? Sì. Ma detto questo, secondo me, chiedo scusa, ma la situazione è molto più drammatica di quanto noi stessi non la stiamo rappresentando. Io parto da questa valutazione di fondo, che è quella espressa, non lo leggo, lo dico a modo mio, che è espressa in modo splendido, ci riconosco totalmente, dal filosofo americano Walzer, il quale dice che l'obiettivo di Putin, qui veniamo a una serie di questioni poste anche da Claudio, è quello di operare un genocidio culturale nei confronti dell'Ucraina. Cosa si intende per genocidio culturale? Una cosa diversa dal genocidio di distruttivo nei confronti degli ebrei, dei rom, degli omosessuali e così via. Per genocidio culturale si intende la eliminazione dell'ucraneide, della dimensione dell'autonomia nazionale, culturale di quel paese, l'assimilazione alla Russia che riprende una provincia che si è distaccata anche per errori di Lenin e così via. Questo è il pensiero di Putin. È un pensiero totalmente distruttivo, distruttivo. Cioè, e alcune tecniche che vediamo, gli stupri di massa, le stragi, i bombardamenti e così via, vanno in questa direzione. Se non riesco a fare il blitz,
e a mettere Lukashenko, allora io li distruggo in modo tale che li devo fermare l'assimilazione di quel paese. È una cosa, scusatemi, profondamente radicale. Ed è lo stesso pensiero che al fondo ha rispetto a Taiwan la Cina, non teorizzato in questo modo. Ma questo è il punto. Altro che discutere la democrazia e così via, eccetera. Questi ci hanno in testa questa roba qui, che però, scusatemi, ma ce la siamo trovata in altre forme e così via, un'altra volta in Europa. Uno leggendo le cose dice, è portato a dire, ma guarda, Chamberlain, Daladier, Lord Halifax, che cretini. No, loro hanno rappresentato delle cose che ci abbiamo oggi qua in Europa fra di noi, fortissime. E volevano fraintendere quella realtà, ma noi stessi rischiamo di fraintenderla, perché è profondissima la percezione che deriva da una cultura. Io ho fatto un lavoro anch'io su pandemia e poi mi sono studiato a fondo Putin. E Putin non è una robina così. Putin ha una dietro le spalle, una riflessione culturale, che è la riflessione di chi reputa l'Europa uno schifo, non a caso c'è tutta la cosa sugli omosessuali e così via, l'Europa uno schifo, invertebrata, incapace di resistenza, che si è allontanata dal cristianesimo, e lui ha recuperato, vedi la tematica di Vladimir Ilic e così via, ha recuperato un pezzo della cultura della Russia bianca, li ha riportato i cadaveri di quelli, i morti, li ha riportati in Russia, perché lui salda Pietro il Grande, Ivan il Terribile, non Lenin ma Stalin, e questa roba qui. Quindi non è, e ovviamente ci aggiunge la dimensione di un grande dirigente del KGB e così via. Non c'è nulla di comunista in Putin, c'è un nazionalismo imperiale predatorio che vede poi nell'uso delle armi lo strumento fondamentale di ricostituzione dell'impero russo. Questo è il punto. E noi tragicamente ci dobbiamo misurare con questo, che non è una robina da poco, altro che riportare la democrazia. Non esiste proprio questa dimensione rispetto a questa storia qua. Questo è il punto col quale ci dobbiamo misurare con grandissima difficoltà. E la Cina non teorizza, pratica, ma al fondo la sua riflessione su Taiwan è molto simile, per cui abbiamo anche personaggi in libera uscita quando io vedo Macron che si reca in Cina e nel momento in cui la sua controparte sta facendo quello che sta facendo a Taiwan, lui che fa? Viene incontro, vedo ci sono stati grandi applausi qua in Italia, finalmente uno che marca l'autonomia rispetto agli Stati Uniti d'America, in quel momento, e dice che Taiwan a noi non ci interessa, in quel momento va a fare una cosa del genere, ma questa parodia di De Gaulle che ha già perso le elezioni per molti aspetti, però il rischio è che le vinca qualcun altro peggio di lui come la Le Pen. Ma questa è la dimensione tragica con la quale ci troviamo. E se non abbiamo la percezione di questo, secondo me non capiamo la controparte. Attenzione, lo cita Umberto, ci sta, cioè, non sotto Putin non è una roba così. Dopodiché poi noi rischiamo di essere cornuti e mazziati, nel senso cioè che noi alle origini, altro che l'offensiva, vedo Papa Francesco che dice la NATO abbaiava ai confini della Russia, ma di che parla? Ma cosa ha abbaiato?
quando la Germania e la Francia, in parte la Francia e l'Italia avevano consegnato alla Russia la disponibilità estrema del fabbisogno energetico. E vedo che oggi uno dei protagonisti di questa storia, per non far nome, Scaroni, va all'Enel. Spero che non faccia gli stessi danni che ha fatto all'Eni, perché quando, scusate, io sono più anziano di voi, quando io sento dire che noi dobbiamo ristabilire i rapporti con la Sanatrach in Algeria, io mi ribello dentro di me, perché ricordo quello che Enrico Mattei aveva fatto rispetto, finanziando il Fronte di Liberazione Nazionale, e forse per questo perdendoci la vita, ma la Sonatrach stava come fornitrice dell'Eni a quota 30%. Poi è arrivato Scaroni, l'ha portata al 14% e ha portato la Gazprom al 38%. Ecco, questo ce lo ritroviamo all'Eni. Spero che sia vigilato dall'onorevole Giorgia Meloni e anche da Cattaneo. Ma questo è il punto. E quindi, voglio dire, quindi dicevo, cornuti e mazziati, perché noi abbiamo dato a questo mostro una massima dimensione, non avendone colto i punti di fondo. Addirittura, se mi è consentito, c'è un risvolto ideologico paradossale, nel senso che c'è un aspetto opportunistico, ma c'è un risvolto paradossale. Siccome il capitalismo aveva vinto su tutti i piani, allora l'Occidente, i leader occidentali, seguendo pedissequamente lo schema marxista che la struttura prevale sulla sovrastruttura, hanno pensato che siccome il capitalismo nelle sue varie forme aveva prevalso in Cina, aveva prevalso in Russia e così via, era naturaliter che si sarebbe trasferito nella sovrastruttura e quindi tutto diventava una bella dimensione liberal-democratica. Invece è avvenuto esattamente l'opposto, perché la sovrastruttura in Cina e in Russia, di tipo diverso, è così forte che ha piegato quei vari tipi di capitalismo. E quindi il risultato è stato quello che è stato. Per quello che riguarda la Russia, gli oligarchi che hanno avuto due compiti, quello di spartirsi un pezzo delle risorse, ma quello poi di corrompere un pezzo dell'Europa, pezzo per pezzo, e potremmo far tanti nomi anche qua in Italia. Leggetevi il libro di Jacoboni e Paolucci, che dice come gli amici di Putin stanno comprando l'Italia. Hanno comprato pezzi vari, partiti, giornali, ambasciatori, tutte robe di questo tipo. Per cui poi Putin ha pensato, faccio il blitz e i miei amici mi coprono. E si è incazzato parecchio quando ha visto che gli amici non lo coprivano e succedeva quello che è stato descritto prima, che l'Europa, i sonnambuli si sono svegliati, presi a calci in bocca da una realtà che non avevano capito assolutamente per niente. Io concludo dicendo quindi, Claudio, dimmi te come coniughi, come riporti la democrazia in Russia o in Cina, se non a prezzo di una cosa pericolosissima, che è una sconfitta militare in quella gente. Ma mica è una roba da poco. Però questo è il punto. Poi se vogliamo far finta di niente, facciamo finta di niente, ma ci troveremo in un guaio pauroso. Per cui, e concludo, il libro è bellissimo. La situazione italiana è tale che non credo che Umberto verrà invitato in molti tech show a illustrarlo. Neanche all'Ene. Però detto tutto questo, la situazione è assolutamente drammatica, perché abbiamo delle controparti che hanno in testa un pensiero e una strategia che con la libertà, con la democrazia e così via non hanno nulla a che fare,
e che reputano anzi attraverso lo strumento militare di far piazza pulita e di ristabilire dei rapporti contrattuali diversi con gli Stati Uniti e con l'Europa. Una sconfitta militare è difficilissima della Russia, però una crisi interna all'oligarchia russa è possibile. È possibile. Se posso dire una parola, non credo invece che il Partito Repubblicano trumpista abbia la strada spianata, assolutamente, anche per una ragione particolare. Se per caso i repubblicani scegliessero De Santis, personaggio non d'accordo con Petruccioli, abbastanza inquietante, sicuramente Trump, piuttosto che fare eleggere De Santis, si presenta lui come terzo incomodo e a questo punto vince un democratico. Non ci credo che Trump accetti di portare i suoi voti o il suo consenso a un repubblicano che non sia lui. Quindi se l'ipotesi è De Santis, io credo che sarà sembra Trump. Un esponente del centro-sinistra italiano. Sì, esatto. Non facciamo. Se invece è Trump il candidato, io francamente non credo che gli americani siano così pazzi da prima i repubblicani a sceglierlo come candidato e poi gli americani a votarlo in maggioranza, francamente non credo. Però. Le elezioni di midterm sono andate piuttosto male. Stefano Ceccanti. Una parola. Grazie. Ma diciamo a quest'ora più o meno tutto è stato detto. Io faccio solo tre rapide chiose su tre punti del libro. A pagina 17 l'autore ci ricorda Führer e sul fatto che la parola d'ordine della rivoluzione dell'89 è stato il richiamo all'Europa, che molto spesso noi dall'interno, vedendola bene dall'interno, abbiamo una valutazione ipercritica, mentre da fuori hanno persino una visione entusiastica, persino eccessiva, che funge da traino. Però questa cosa, a dire la verità, non era iniziata solo con la rivoluzione dell'89, ma anche con la democratizzazione nella penisola iberica, perché anche lì l'elemento dell'aggancio all'Unione Europea era stata decisiva per far scattare le transizioni, per farle funzionare in maniera sostanzialmente pacifica e condivisa. E fra l'altro nessuno ricorda sull'aspetto anche che la spinta all'idea che l'ingresso all'Unione Europea sia strettamente legata anche al sistema di difesa della NATO, prima che accadesse ad Est, l'aveva affermato solennemente Felipe González facendoci un referendum. Perché Felipe González nell'86 fece un referendum popolare per sancire solennemente la permanenza, secondo determinati accordi, nella Spagna sulla NATO, anche per defranchistizzare le forze armate interne che erano state protagoniste di un tentativo di colpo di Stato. Quindi l'idea che l'accesso all'Unione Europea e alla NATO fossero tra loro coordinate e collegate ai paesi dell'Est, gliel'abbiamo data prima noi, non è che se lo sono inventati direttamente loro. Questo era il primo punto. Il secondo punto, quello che sta a pagina 45, in effetti Umberto critica una cosa che non è felicissima come definizione. Si parla dell'intervento in Serbia e questo intervento definito, lo dice, con una formula ambigua e contestata, illegale ma legittimo. Ora, io preferirei parlare di intervento extralegale ma legittimo, perché illegale dà l'idea di essere contro la legalità. Lì invece era extralegale, cioè fuori da una procedura legale. Ma era pienamente legittimo, come ovviamente anche lui condivide. E si scrive perfettamente nell'articolo 11 della nostra Costituzione. Che l'articolo 11 della Costituzione, contro le interpretazioni di tipo neutralistico, semplicistico, diffuso, che nulla hanno a che fare con la cultura politica dei padri costituenti, che tutto erano tranne che neutralisti, diciamo la verità, e anche contro il testo. Il testo dell'articolo 11 è volutamente segnato da ripudio alla guerra, che significa limitare la sovranità e quindi adottare un sistema di difesa collettiva. Questo dice l'articolo 11, è una scelta multilaterale, non una scelta neutralista. Tant'è che in sottocommissione, quando il testo era arrivato dal preambolo della Quarta Repubblica con un punto in mezzo, ripudio della guerra, punto, limitazioni di sovranità, i nostri autori della sottocommissione vollero togliere il punto e lasciarsi solo un punto e virgola.
qui intervennero in particolar modo Carmelo Caristi e Palmiro Togliatti per dire che il ripudio della guerra doveva sfociare nella limitazione di sovranità e quindi in un sistema di difesa collettivo. Se questo sistema di difesa collettivo non funziona a livello più alto, l'ONU, deve funzionare a un livello intermedio, cioè deve funzionare attraverso la NATO. Tant'è che il nostro articolo 11, scritto per aderire all'ONU, venne utilizzato prima per l'adesione alla NATO, perché prima noi sulla base dell'articolo 11 abbiamo aderito alla NATO e dopo abbiamo aderito all'ONU. Questo è il punto chiave. Quindi se è legittimo addirittura un intervento extralegale, perché non funziona l'ONU, a difesa di una minoranza dentro uno Stato nazionale, che era la situazione Serbia-Kosovo, tanto più è assurdo in nome dell'articolo 11 attaccare un sostegno esterno all'Ucraina, non sotto forma di intervento militare diretto, a un paese aggredito in presenza di un blocco dell'ONU, perché altrimenti avremmo un'interpretazione neutralista e nazionalista della nostra Costituzione. Sarebbe legittimo difendere noi stessi, tant'è che la Costituzione prevede la dichiarazione di guerra, ma non potremmo aiutare un paese aggredito da altri. Quindi diciamo, saremmo nel massimo del sovranismo imbelle, avremmo costituzionalizzato una sorta di sovranismo imbelle che invece nessuno ha mai voluto costituzionalizzare. Infine, prendo l'ultimo punto, a pagina 148, Umberto ci ricorda che la difesa europea non c'è non per una trama oscura degli Stati Uniti d'America che hanno voluto creare un'alleanza squilibrata, ma perché l'Assemblea Nazionale Francese nel 1954 bocciò la CED, cioè chi è causa del suo mal pianga se stesso. E quindi impostare una politica, perché non c'era nessuna obiezione americana al fatto che noi costruissimo la CED, fra l'altro costruita non solo come messa in comune delle forze, ma come un trattato in cui si prevedeva addirittura un'assemblea costituente per una Costituzione europea, sulla base dell'impostazione dei Gasperi e Spinelli. Certo, è un po' più complicato costruire un sistema di difesa europeo quando gli eserciti c'erano già tutti nazionali, mentre allora c'era il problema della Germania Ovest che partiva da zero e quindi si poteva fare. Però quello resta un aggancio fondamentale su cui lavorare. Grazie. Allora, il tavolo ha concluso. Umberto, parola finale. Prima di tutto ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato a questa discussione, voi che avete avuto la pazienza di seguirla. E, insomma, io ho provato, ho scritto questo volumetto per contribuire a fornire argomenti a un contrasto della tesi secondo la quale le responsabilità del conflitto e del logoramento della crisi intervenuta tra la Russia e l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa, fossero da ricondurre essenzialmente a responsabilità degli Stati Uniti e dell'Europa, dell'Occidente, che non avrebbe fornito alla Russia come dire, politiche in grado di garantire la sicurezza, e, insomma avrebbe come dire, auspicato un declino ulteriore della vicenda economica civile. Ahimè, perdonate. È Putin che chiama arrabbiato. Io cerco disperatamente di evitare, queste sono le pubblicità. Le cose non stanno così, sia per quanto riguarda l'ingresso degli stati che costituivano la corona, l'impero esterno dell'Unione Sovietica nell'Unione Europea, e sia per quanto riguarda anche la NATO, la questione più che è diventato un cardine della ricostruzione che Putin fa delle cosiddette responsabilità dell'Occidente. È evidente che i paesi che si sono liberati dal dominio sovietico vivono il problema della sicurezza rispetto alla Russia come un dato esistenziale, per ragioni che vengono da lontano e hanno argomenti del tutto fondati, insomma. Tra l'altro, a chiedere l'ingresso, a chiedere di diventare membri della NATO furono i leader
polacco e il leader ceco, i più autorevoli del dissenso e del contro l'Unione Sovietica per la liberazione dei loro paesi da quel dominio, se si pensa ad Havelin, la Repubblica Ceca, allora nella Cecoslovacchia, Valesa, in Polonia, insomma, che sollevarono la questione dinanzi a una Russia che non forniva garanzie di rispetto della riconquistata indipendenza di questi paesi, se si pensa che a vincere le elezioni agli inizi degli anni 90 con Yeltsin furono Zirinovsky, cioè il partito più oltranzista e di destra che liquidava il problema della Polonia o della Repubblica Ceca riproponendo l'uso della forza e delle armi, insomma, e poi l'incapacità dell'Europa di affrontare il collasso nell'ex Jugoslavia e la guerra con le conseguenze micidiali che conosciamo e la Cecenia e le due guerre in Cecenia, sempre una nella metà degli anni 90 e una alla fine degli anni 90 con Putin. Insomma, quindi è chiaro che non c'era nulla di rassicurante, insomma, sarebbe stato impossibile dire a quei paesi, beh no, cavatevela da soli, insomma, entrate nell'Unione Europea, ma le questioni della NATO non era possibile. Ci fu un'esitazione da parte degli Stati Uniti, da parte dello stesso Clinton, ma poi dinanzi a quello che avveniva in Russia e al rischio che a impadronirsi del potere potesse essere una politica oltranzista e l'ingresso nella NATO divenne una scelta inevitabile. Comunque, detto questo, io l'osservazione che volevo fare riguarda se regge o meno l'unità che è stata raggiunta all'avvio dell'aggressione nei mesi immediatamente successivi e nel corso di questo anno, diciamo, in Europa e nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, se regge, diciamo, questa unità di fronte al proseguire del conflitto e della guerra che assume anche caratteri drammatici, se si pensa alle ultime vicende terribili di cui parlano i quotidiani, insomma, siamo arrivati a cose spaventose, la storia della decapitazione dei militari ucraini, insomma, insomma, reggerà questa unità oppure si apriranno dei problemi tali da mettere in discussione la coesione dell'Occidente nel fronteggiare la situazione? Questo mi pare un problema molto, molto serio, perché insomma i problemi all'interno dell'Europa, malgrado le novità positive come l'ingresso della Finlandia, probabilmente anche della Svezia, nella NATO, ai fini della tenuta del blocco euroatlantico, diciamo. Malgrado questo, però, i problemi insorti tra la Germania e la Polonia, già da tempo, e acuiti nello stesso periodo della guerra, sono seri, diciamo. Le difficoltà nel funzionamento dell'asse, che è stato essenziale ai fini del raggiungimento di traguardi storici nell'integrazione, Germania e Francia, insomma, gli orientamenti in alcuni paesi dell'opinione pubblica, tra i quali l'Italia, e le posizioni recenti di Macron, che insomma ha scelto il momento peggiore per fare dichiarazioni, cioè nel momento in cui i dispotismi cercano di ritrovare una unità, Russia, Cina. La Cina che diventa capace di rimettere insieme Arabia e Iran, dinanzi a questo alimenti problemi e divisioni nell'Unione e nel rapporto euroatlantico. Cioè, mi sembra una cosa folle da ogni punto di vista. Insomma, il tema della sicurezza, dell'autonomia strategica dell'Europa è un tema che va posto ed è auspicabile che si proceda in questa direzione, ma non avrebbe alcun senso pensare che l'Europa raggiunga una autonomia strategica, come dire,
creando, accrescendo difficoltà nella relazione con gli Stati Uniti. Problemi della sicurezza, poi l'Europa, sono stati garantiti all'Europa dall'alleanza con gli Stati Uniti, insomma. Non avrebbe avuto alcuna possibilità, diciamo, la posizione di sostegno anche militare all'Ucraina se non fosse stato saldo il rapporto con gli Stati Uniti. Quindi è realmente un'altra manifestazione dei problemi circa la tenuta o meno della unità. Questo mi pare. Questo è il primo interrogativo. E l'altra questione è il giudizio sull'operazione a cui lavora la Russia, diciamo, della costruzione di questo blocco euroasiatico alternativo e contrapposto all'Occidente, e le dichiarazioni sia di Putin che del presidente cinese sono, come dire, manifestano un'ambizione, diciamo, a conquistare la guida. Magari anche facendo leva sui cosiddetti scontenti della globalizzazione, quel mondo che non ha saputo, che non ha scelto di collocarsi esplicitamente contro l'aggressione russa. Quindi i caratteri di questa operazione sono realmente preoccupanti, e qui soltanto un Occidente che riconquisti una capacità, con la propria unità, ma riconquisti una capacità di, come dire, di condurre una battaglia, che è una battaglia, per dirla con la formula classica, diciamo, battaglia per l'egemonia, insomma. Quindi soltanto un Occidente che è in grado di fornire risposte ai problemi che una parte del mondo pone oggi, anche andando a un ripensamento dei caratteri che ha avuto il processo di globalizzazione. Solo un Occidente che ha questa capacità è in grado di reggere la sfida. Facendo leva anche su un punto che io considero però che non andrebbe sottovalutato. Io avverto la complessità della sfida, però continuo a pensare, spero di non sbagliare, che sia difficile che dal mondo delle autocrazie, diciamo, a quel mondo possa, insomma, che quel mondo possa costituire un'alternativa di civiltà rispetto all'Occidente, cioè possa essere in grado di fornire risposte ai problemi. Un mondo chiuso, un mondo che anche dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche non può che provare a utilizzare quello che l'Occidente porta avanti e innova anche su questo terreno, insomma. Un mondo da cui non viene alcuna, quindi, risposta ai temi anche delle libertà, dei diritti, delle possibilità. Ecco, non penso che, ecco, noi dobbiamo affrontare la sfida consapevole che abbiamo a che fare con un'operazione politica rischiosa e pericolosa, ma riconquistando una fiducia, insomma. Non penso, diciamo, che l'Occidente deve avere consapevolezza della prova cruciale che l'attende, ma anche delle proprie potenzialità, insomma. Senza, ecco, questo mi sembra essenziale per condurre la battaglia. Certo, è un tema che va approfondito, insomma, realmente capire i caratteri che può avere questa sfida è questa costruzione di un asse euroasiatico dominato dalla Cina e con una Russia appendice di questo asse, in quanto possiede gas e bombe nucleari, solo per questo, perché altrimenti non... Io credo che questo mondo non sia in grado di vincere la battaglia per l'egemonia se l'Occidente è consapevole della propria forza e delle proprie idee. Grazie. Allora, concludiamo rinnovando il grazie anche al senatore Parrini, che ha reso possibile questo incontro. Arrivederci. Bene.